Allora, parliamo ancora di rifiuti, parliamo ancora di calotte, arrivano gli informatori ambientali che forniranno tutte le informazioni possibili per il funzionamento di queste nuove calotte per la raccolta differenziata, ma intanto partono anche le sanzioni, 6 sono già state fatte a chi abbandona i sacchetti. Sono 16 e nei prossimi giorni li troveremo in tutte le zone della città perché avranno il compito di fornire tutte le informazioni possibili sul funzionamento delle calotte attraverso la tessera Smeraldo. Sono i nuovi informatori ambientali che ERA ha messo a disposizione per la città. I nuovi informatori sono stati presentati questa mattina dagli stessi vertici di ERA. La raccolta differenziata è una vera e propria rivoluzione per la città. Non a caso Ferrara è il primo capoluogo scelto da ERA per applicare la differenziata. Un nuovo modo di raccogliere i rifiuti che va a premiare i cittadini virtuosi, dichiara l'assessore all'ambiente Caterina Ferri, mentre invece tende a punire chi non lo è. L'amministrazione poi va oltre. 6 infatti sono le multe scattate in questi giorni a residenti che abbandonano i rifiuti vicino a calotte della periferia. Quello che ci chiedono i cittadini è di riuscire ad abbassare le tariffe per chi è virtuoso, cosa su cui stiamo lavorando, e punire chi invece decide di continuare a comportarsi male. Quindi abbiamo acquistato una fototrappola che utilizzeremo per cogliere, diciamo, in flagranza le persone che abbandonano, soprattutto chi lo fa utilizzando l'automobile, perché sono molti, soprattutto nella zona delle periferie, quelli che si avvicinano in auto e abbandonano il sacco, e poi invece sanzioni anche per chi appunto abbandona i rifiuti. I disagi tuttavia non mancano e ancora non è ben chiaro che cosa dovranno pagare gli anziani, per esempio bisognosi di assistenza o chi in casa ha un animale che produce rifiuti. Tuttavia ERA rassicura. Questo è un progetto straordinario, è il primo progetto su una città capoluogo in Italia di partenza di questo nuovo sistema, quello a calotta, che è propedeutico all'applicazione della tariffazione puntuale. È basato su sistemi di elevata tecnologia, è una rivoluzione culturale per tutti, quindi era innegabile che qualche disagio ci potesse essere. Però i risultati ci stanno dando ragione. Anzi, io vorrei ringraziare i cittadini ferraresi perché soprattutto grazie al loro contributo che siamo arrivati al 67% di raccolta differenziata, nonostante siamo partiti da pochissimi mesi. Il conferimento, se viene fatto nei termini corretti, e cioè con una raccolta differenziata importante, porterà ad un numero di conferimenti che comunque terremo alto, e comunque d'accordo con l'amministrazione comunale terremo alto proprio per non avere un impatto, che comunque consentirà di smaltire tutti i rifiuti indifferenziati che ogni famiglia produrrà.